Parliamo dello sgarro. Partiamo dal presupposto che la parola sgarro non mi piace, questo perché ha un'accezione negativa, cioè lo sgarro tecnicamente è il pasto libero in una dieta, quando uno appunto segue un regime alimentare di un certo tipo. Ogni tanto si concede qualcosa di diverso, che sia una pizza, un dolce, qualsiasi altra cosa di, diciamo, extra rispetto al piano alimentare, ed ecco che viene normalmente chiamato sgarro. Lo sgarro, però, spesso e volentieri viene inteso come un momento comunque è negativo e non un qualcosa di assolutamente normale che può essere fatto quella volta ogni tanto con assoluta moderazione. Quindi a me non piace parlare tanto di sgarro quanto invece di pasto libero. In questo contesto il pasto libero non ha un'accezione negativa, ma è appunto un pasto libero che può essere fatto liberamente, con buon senso e moderazione, ma liberamente. Invece lo sgarro tende a generare ansia nelle persone, sensi di colpa e viene visto come appunto qualcosa da evitare il più possibile, cosa che in realtà non è vera. Il pasto libero va gestito in maniera ovviamente coscienziosa, perché ovviamente se ci concediamo un pasto libero di continuo vuol dire che diventa un'abitudine, ma è un'abitudine sbagliata. Ecco che però in un contesto sano, sia di dieta dimagrante, ma comunque di alimentazione sana e corretta, il pasto libero, quell'alimento che non andrebbe mangiato con regolarità, può essere tranquillamente inserito nel momento in cui ne abbiamo più voglia, senza andarlo a programmare per dire che ne il sabato mangi la pizza? No, no, cioè magari sì, però non è il caso di programmarlo il pasto libero, perché è libero, ne ho parlato anche in altri video se vuoi vai a recuperare. Il punto è che lo sgarro, comunque il pasto libero, va gestito in assoluta tranquillità, assoluta serenità. Questo perché può tranquillamente far parte di un regime alimentare sano e corretto. Una volta ogni tanto, la classica volta alla settimana, ma poi dipende ovviamente da caso a caso, ci si può concedere quell'alimento, diciamo, più appetitoso, ma che normalmente però è ipercalorico e che quindi non può essere mangiato con regolarità, ma va appunto relegato a momenti particolari, quindi quella volta ogni tanto durante l'arco di un normale regime alimentare. Ripeto, a prescindere che si sia in dieta dimagrante o meno, il pasto libero va sempre fatto con moderazione, perché comunque è qualcosa di extra e solitamente appunto è fatto di alimenti che vanno mangiati una volta ogni tanto. Questo a prescindere dagli obiettivi. Il pasto libero ha anche una funzione all'interno di un piano alimentare, che è quella di far staccare un attimino da un regime di un certo tipo e alleggerire anche a livello psicologico il rapporto che si ha con la dieta, perché molte persone tendono a considerare la dieta un po' come una costrizione, un qualcosa anche lì di negativo, soprattutto temporaneo. Ovviamente sono degli approcci sbagliati, ma questo è materiale per altri video, anche se comunque ne ho già parlato diverse volte. Fatto sta che però per diverse persone, ecco, essere in un determinato regime alimentare porta anche ad avere dei desideri psicologici di alimenti diversi, come può essere per esempio una pizza, una lasagna o qualcosa di simile, molto calorico, diciamo, di cui normalmente ci si tende a privarsi pensando che appunto siano potenzialmente dannosi, e che se ci si priva per troppo tempo, poi diciamo si cede spesso e volentieri alla buffate, che poi comportano ovviamente dei problemi piuttosto importanti, sia sul campo fisico che su quello psicologico. Quindi ecco che concedersi ogni tanto un pasto libero, lo sgarro, fa anche bene, diciamo, alla mente. Come si gestisce però questo pasto libero? Fondamentalmente, ripeto, col buonsenso. Serve molto tranquillamente del buonsenso. Ovvio che se sono in un regime ipocalorico e mi concedo un giorno alla settimana un pasto ipercalorico, se questo pasto ipercalorico è troppo ipercalorico, vado completamente ad annullare gli effetti della dieta ipocalorica. In alcuni casi addirittura mangerò di più, perché ovviamente se io sono in un deficit calorico settimanale di boh, 3.000-3.500 calorie, che è più o meno alla media, e il sabato sera vado a mangiare 8.000 calorie, 9.000 calorie tutte insieme,
c'è chi lo fa e ci si riesce anche abbastanza facilmente, ve lo assicuro. Ovviamente andrò completamente ad annullare il deficit calorico che ho raggiunto durante la settimana e anzi addirittura avrò un surplus calorico alla fine della settimana. Quindi il pasto libero va gestito con criterio. Questo vuol dire che se ho voglia di pizza mangio la pizza, fine, non faccio antipasto, pizza, dolce, vino, birra, ammazza caffè, gelato dopo, più questo e quest'altro. E semplicemente mi limito a mangiare la pizza e magari assaggio un po' di dolce dal piatto di qualcun altro, però ecco, finisce lì. Se invece il momento del pasto libero diventa anche il momento della buffata, quindi un pancia mia fatti capanna e quindi ci abbuffiamo di qualsiasi cosa ci capiti a tiro, ecco, quello è un grossissimo problema sia fisico che mentale, che è ovviamente per la dieta, perché in quel caso la dieta sarà assolutamente fallimentare, perché come ho detto prima tutto il deficit calorico che abbiamo accumulato durante la settimana verrà completamente annullato da questo pasto, diciamo, libero, questo sgarro. Ecco che in questo contesto non va bene, però se fatto con criterio va assolutamente benissimo e anzi è un qualcosa che io consiglio di fare proprio anche per alleggerire il carico psicologico. Il punto però è che questo carico psicologico non dovrebbe esserci, perché se noi ci rapportiamo alla dieta intesa come alimentazione sana e non semplicemente come un percorso da A a B per perdere 5 kg, 6 kg, 10 kg, quindi con regimi magari super restrittivi che ci privano di tutto e ci privano anche della voglia di vivere in alcuni casi. Se quindi parliamo in termini di alimentazione corretta, non di dieta restrittiva, noi mangeremo bene ogni giorno e io è una cosa sulla quale martello di continuo su tutti i miei social e ovviamente con tutti i miei pazienti, e ho aperto addirittura una pagina Instagram proprio per dimostrare come si possa mangiare in modo sano ma piacevole e gustoso tutti i giorni. Infatti sul mio canale Instagram, ti invito a seguirmi anche lì se già non lo fai, a tavola con nutrizionista, trovi una marea di ricette giornaliere, cioè quello che io mangio praticamente ogni giorno. Sono tutte ricette assolutamente sane, assolutamente compatibili con un regime alimentare corretto, anche ipocalorico, che però sono comunque gustose, perché il cibo è tra le altre cose anche un piacere e non dobbiamo mai dimenticarcelo. Quindi pasto libero sì, sgarro coscienza di colpa no, buon senso sempre. Bene, per il momento io mi fermo qui. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, a lasciare un like al video e a condividerlo se pensi che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carichi e motivati.